L'ape accusatrice! Le api agli umani, ronzate via! La produzione scarica un progetto di Liotta! Beh, credo che sia stato carinissimo da parte dell'orso prestarsi così. Sai che penso? Che la giuria sia dalla nostra parte. Andiamo bene come avvocati? Legalmente, dico? Sono una fiorista. Già, già. Beh, al nostro grande team. A un grande team! Beh, ciao. Oh, Ken! Ciao! Non ti aspettavo più, veramente. Ho solo fatto tardi. Ho cercato di chiamare, ma la batteria... Non volevo buttare la cena, quindi ho chiamato Barry. Fortuna che era libero. Già. Oh, che fortuna. Beh, qualcosa c'è rimasto. Te lo scaldo un po'. Sì, scalda un po', sì, scalda bene. Allora, saresti un gran tennista, pare. Io non ci faccio molto, trovo la palla un po' appiccicosa. Di solito quello è il mio posto. Quello. Lì. Ken! Barry ha dato un'occhiata al tuo curriculum. Oh. Ed è d'accordo con me che mangiare con i bastoncini non è esattamente una competenza. Credi che non abbia capito il tuo gioco? Ehi, lo so quanto è dura trovare il giusto lavoro. Vedi, abbiamo una cosa in comune. Trovi? Le api non hanno disoccupazione, lo so, però tra di noi c'è chi elimina la schifezza. Era giusto quello che pensavo di fare io. Oh. Ho prestato a Barry il tuo rasoio per farsi la peluria. Spero che non ti dispiaccia. Oh! Vado a svuotare il fungiglione. Sì, va pure. Guarda qua. Lo sai? Ora comincio ad averne abbastanza delle tue... continue macchinazioni. Che cos'è? Vogue Italia. Mamma mia, un sacco di pagine. Tutta pubblicità. Ricordi che ha detto Vanessa? Perché la tua vita deve valere più della mia? Che strano, non ricordo niente del genere! Ah! Oh, c'è qualcosa che bussa qui! Adoro l'aroma dei fiori. Sì? Adori anche l'aroma delle fiamme? Quello meno. Ah! Sì! Bagnarazzo, sono neutrale. Letale. Ken, guardami qui con un cappuccetto in testa. È una scena patetica. Sono uno stressato. Bene, bene, bene. E adesso ti scarico. Non lo farai mai. Mai dire mai. Ehi! Sulla cresta dell'onda! Ecco che cosa! Questa tazza è estrema! Peccato per quella macchiolina gialla! Kenneth! Che stavi per fare? Oltretutto, a me neanche piace il miele! Non lo mangio! Devo dirti due parole! È solo una piccola ape! E guarda caso è stata l'ape più carina che mi è capitato di conoscere da un sacco di tempo. Da un sacco di tempo? Ma di che cosa stiamo parlando? Ci sono altre bestie nella tua vita? No, ma ci sono cose che mi mandano in bestia nella mia vita. E tu sei una di quelle. Bene, api parlanti, niente serata yogurt. Ho i nervi a pezzi per queste continue montagne russe emotive. Addio, Ken. E per tua informazione, io ho sempre preferito il dolcificante sintetico fatto da l'uomo! Non sai quanto mi dispiace. Lo so che lascia un retrogusto amaro e mi piace! Ho sempre avvertito una specie di barriera tra Ken e me. Non l'ho mai superata. Ah beh. Te la senti di andare al processo domani? Ho il presentimento che il signor Montgomery sia un po' corto di idee. Vogliamo chiamare...